Buongiorno signori. Tata. Ciao, buongiorno. Fai ciao ciao con la manina. Brava amore. Ci sono 17 gradi fuori. Ieri sera ho acceso un po' la stufa per far asciugare i panni lavati. Stesi in bagno. Sono ancora bagnati ovviamente. Abbiamo dormito bene, con una tranquillità abissale. Non si sente nessuno. Cioè, neanche sembra che ci siano delle persone più vicino. Vabbè. Adesso facciamo la colazione dei re e poi decidiamo se uscire a piedi o in bicicletta. Ah, dopo. Dai, così vi facciamo vedere un po' di cosine. Guardate come sono piegate le piante verso l'interno, proprio come le ha modellate il vento nel tempo. È impressionante come sono girate tutte verso l'entroterra. Guardate anche quelle là, in fondo. Pecore, vieni, corri da papà. Abbiamo passato il primo checkpoint. Adesso andiamo sulla spiaggia. Anna è emozionata perché ha visto le pecore da vicino e adesso vuole andare a vedere il mare. Oh, proprio ti dà l'idea di un pascolo inglese, no? Col muretto in pietraglia, non troppo alto per poter vedere, ma abbastanza da contenere gli animali. Se andiamo, ci avviciniamo sempre di più all'oceano. Eccolo lì, ormai è a una manciata di metri. Aspetta, aspetta che passa papà. Vieni, dobbiamo chiudere però. Senta! Anche questi che spinano fesse, mi sono spinato. Dai la manina, papi? Dammi la manina. Eccoci. Stiamo andando a vedere l'oceano. Stiamo scendendo verso l'oceano. Siamo, abbiamo detto, ancora a sud di Glasgow, in Inghilterra. Pronto? Sulla costa ovest. Eccoci. Stiamo scendendo in questa spiaggetta, siete pronti a vedere l'oceano, ovviamente costa ovest dell'Inghilterra, pronti 3, 2, 1, eccolo qua, che spettacolo! Che meraviglia! Pata, com'era l'acqua che l'hai toccata? Proviamo, dai, lo facciamo in diretta. Vediamo di non bagnarci i piedini. Beh, fresca è fresca. Se dovessi fare il bagno, secondo me, fra la temperatura esterna e la temperatura dell'acqua, avrei freddo. Anna, sei contenta? Dopo la camminata sulla spiaggia abbiamo deciso che il tempo si è aperto, così è aperto, e allora prendiamo le biciclette. Pronti? Stiamo scendendo, penso proprio alla baia.
pochi minuti dovremmo essere arrivati. Guardate che spettacolo, pronti? Pronti, pronti, pronti. Wow, eccola qua. Guardate che meraviglia. Wow. Pata? Che spettacolo, veramente veramente bello, bellissimo. Dobbiamo fare piano perché questa è una posizione di bird watching, cioè essendoci là, voi non le vedrete, ma là così ci sono degli stormi interi di uccelli, vengono a vederli per... Spettacolo! Eccoci! Siamo arrivati al Jenny's Mount Point, punto panoramico, e adesso ci avviciniamo verso quella ciminiera che è qua. L'arrivo dell'esploratore. Cosa ci puoi dire, Pato? Odore di salsedine a manetta. Che è uno spettacolo, la natura, a me piace queste girate che facciamo così con poca civiltà, mi piacciono tantissimo. È un paese, secondo me, da scoprire, il Regno Unito. E anche Anna è contenta a quanto pare. Ciao! Mamma. Questa è una ciminiera a testimonianza del fatto che si iniziò un tentativo di estrazione del rame. Ma la cosa più bella è questo panorama. Fate in cucina? Direi di sì. Cosa abbiamo cucinato? Frittatina. Oggi? Grandissima, ai formaggi. Perché il tuo Pato è formaggioso. Perché il Pato è formaggioso, perché abbiamo un po' di formaggi e non c'era la pancetta da far friggere. Poi un caprese, un mozzarella di bufala. Brava mia Pata, migliora sempre più. Oggi guardate dove stiamo mangiando. Questa è la vista, il muretto, e di là la baia che si è già ritirata. Infatti tantissimo. Dicendo, no, sembra ritirata, amore. Le maree sì, sì, no, infatti c'è l'acqua. Comunque questa è la nostra vista. Vabbè, ci sono anche i camper di là, però. Guardiamo di qua, guardiamo solo di qua. Buon appetito, sognatori. Primo, questo viaggio l'abbiamo fatto perché oggi facciamo questo viaggio l'abbiamo fatto perché quest'anno a settembre facciamo i 5 anni di matrimonio e il nostro viaggio di nozze è stato in Scozia con l'autovettura, ma in Scozia. Secondo, cosa ancora più importante, il nostro primo pranzo dall'inizio delle vacanze da soli. Si è addormentata, speriamo di farla fino a che fine di mangiare. Non muore di fame, state tranquilli, tranquilli, che ce ne ha di grasso corporeo per resistere a saltare un pranzo. E poi comunque farà 16 merende al giorno.
tu veramente dici? Ma ti rendi conto di quello che ho fatto per te, Mauro? Ma hai capito cosa abbiamo superato insieme? Non posso stare con te, per gratitudine. No, siamo andati... Mamma. Beh, che schifo! C'è tutto il muco del naso, c'è tutto il muco del naso. Mamma, digli! Dobbiamo andare a vedere la marea. Mamma, la marea. Sognatori, buongiorno. No, buonasera, perché ormai sono le 17:45. Non vi abbiamo detto che qua siamo un'ora, fondamentalmente un'ora indietro rispetto all'Italia, non so se lo sapevate, perciò ci sta un po' sballando tutti gli orari. Abbiamo, diciamo, cazzeggiato oggi, era una giornata di cazzeggio dove Anna ha attaccato bottone con una bambina svizzera e poi anche la Pat ha attaccato bottone con la famiglia svizzera. L'unico che ne rimane fuori sono io, perché sono ignorante come le capre e non so parlare in inglese e manco lo capisco. Comunque vi sto portando con me perché voglio farvi vedere quello di cui parlavamo stamattina, che un po' avete intravisto nella dronata, però è una cosa spettacolare perché l'oceano si è ritirato tantissimo. Come potete vedere è rimasta una pozza di acqua qua. Stamattina vi ricordate che era tutto praticamente oceano, a parte quella parte di là che siamo andati a vedere. Invece adesso, a parte questa pozza, si è ritirato completamente, ma di centinaia di metri. Centinaia. Vedete il cambio di colore che c'è da qua a qua? Probabilmente quando è in alta marea arriva in questa linea qua, così la vedete meglio, in questa linea qua, e poi quando arriva la bassa marea scende di parecchio. Però è uno spettacolo. Infatti, guardate, se vi ricordate stamattina abbiamo deciso di fare il giro perché qua c'era l'acqua che arrivava praticamente contro gli scoglioni. Contro gli scogli grandi. Invece adesso si potrebbe camminare tranquillamente in costa per andare nell'altra spiaggia. Che dirvi, sognatori? Ci vediamo per la cena. Se è 6:30, mangiamo. Perciò ci vediamo fra poco. Ciao! Abbiamo detto oggi relax. Abbiamo fatto pure la doccetta, mi sono lavato i capelli, oggi è proprio giornata relax. Siamo già in fase cena, con piatto quasi terminato. Ottimi spaghetti con il ragù di pata fatto da lei, ovviamente a casa perché il camper sarebbe lunga e complicata. Pochi alla volta. Sognatori, domani mattina ripartiamo. La nostra intenzione è di partire presto perché vorremmo essere al castello di Brough. Domani abbiamo il Brough Castle. Io ho fatto un programma, cioè sono un nerd e ho fatto un programma perché non mi piace partire senza programma. E domani siamo, ma qui perché hai segnato sbagliato? Hai segnato le spese del giorno. Okay. Sì. Castello di Broughamore. Ah, allora ho sbagliato. Broughamore. E il castello. Quanto dista da qua? Allora, da qua sono circa 75 km, non è tantissimo. Okay. Un po' di A6, no M6 ho segnato perché l'M6 si paga. Ok? E domani mattina perciò partiamo. Partenza Castello di per le 9:30, perciò vorremmo alzarci, svuotare le nere. Ehi, svuotare, ma non bere se tossisci.
Anna, svuotare le mire, svuotare le grigie, anche se non abbiamo ancora capito dove. Secondo me qui si svuotano un po' a cazzo, sinceramente. E caricare l'acqua e partire. Abbiamo caricato tutti i dispositivi che potevamo caricare, perciò abbiamo caricato bene le batterie. E niente, buon appetito, salute e buonanotte.